Bene, grazie a tutti. Inizio con una mozione d'ordine, cioè 26 febbraio è un venerdì. Un altro venerdì di questi belli che ci piacciono a noi. Presentiamo l'ultimo libro di Marco Patriciello, che si chiama Il Volontario. Perché faccio vedere invece la Stalingrado Italia? Abbiamo presentato finora tutti e sei i saggi storici di Marco Patriciello, perché da questo libro è stato prodotto un docufilm che è arrivato secondo agli Oscar del documentario storico. È stato mandato in onda, se non erro, 3 settimane fa su Rete 4 alle 14. Marco ha presentato tutti i suoi libri, gli ultimi 3 in anteprima a questo circolo, e siccome ormai ci lega un'amicizia forte con lui, presenterà in anteprima Il Volontario. Quindi credo sia un appuntamento importante per tutti gli amanti di storia, perché è una storia vera, nonostante somigli molto a un romanzo, e perché Marco sa raccontare, essendo anche giornalista oltre che docente storico, sa raccontare la storia in modo mai banale. Di solito chi è venuto alle altre presentazioni sa che abbiamo fatto mediamente mezzanotte, partendo dalle 9:30, quindi ci sono argomenti. Trovate quasi tutti all'entrata, vedo numerosi volti nuovi, quindi lo dico il programma a febbraio, il calendario eventi. Amo ricordare quello che ci disse Paolo Grugni, che è il critico musicale Sorrisi e Canzoni, uno abituato alla Rai, a Mediaset. Disse: beh, quando dice, mi ha sorpreso questo posto, perché riesce Roberto con tutto il suo staff a fare 3 serate qualitative a settimana. Tenete conto che forse nemmeno a Milano o Roma ci si riesce. Questo è un posto, ripeto, lo dico per i tanti nuovi, perché è un'occasione ghiotta per dirlo a tante persone che non, perché si fa anche cultura di viso qui, non ci si conosce tutti, il luogo è piccolo, è un posto in cui si riesce a fare cultura. E da qualche tempo con Roberto volevamo coinvolgere le istituzioni, perché poi si ha un bel fare cultura, ma se non ci si raccorda con le istituzioni che poi governano i vari processi dello stare insieme, secondo me si perde un'occasione. Volevamo invitare il governatore Chiodi, purtroppo il terremoto ci ha fatto ovviamente soprassedere, parliamo di purtroppo marzo-aprile 2009, poi però venne la Franco Venturoni a parlare di malasanità, fu un bell'incontro, anche quella sera moderato da Antonio D'Amore. Su quella via vorremmo implementare tutto quello che avete già visto al circolo, chi viene spesso lo sa, quindi mostre fotografiche, proiezioni di film, dibattiti, concerti jazz, presentazioni di libri. Vorremmo provare a fare un dialogo con l'istituzione. Questa sera troppe grazie a San Gennaro, perché la buona notizia è che ho solo 41 domande, la cattiva è che alcune sono per 3, quindi finiremo intorno alle 2 di stanotte. Dicevo troppa grazia perché li abbiamo tutti, abbiamo tutta la filiera, quindi io vado a presentarli, vi chiedo un applauso ovviamente sulla fiducia. Mauro Di Dalmazio è l'assessore della trasparenza. Abbiamo nuovo incarico da pochi mesi, Giuseppe Di Michele, assessore alla cultura della provincia di Teramo, grazie. E Dulcis in fundo, un vecchio fan di questo posto, Luciano Crescentini, assessore alla cultura del comune di Giulianova, grazie Luciano. Allora, Mauro è prossimo ai 40 anni, avvocato, politico di centrodestra, ha già ricoperto la carica di assessore nella città di Teramo. Invece Giuseppe Di Michele è un medico, è stato sindaco della sua Castiglione Messer Raimondo, c'è anche Messer Marino, ma in un'altra provincia, e adesso è da pochi mesi appunto all'assessorato. E invece Luciano Crescentini, che è in minoranza, perché è politico invece di centrosinistra, viene da una vecchia storia di dirigenza PC, è il vegliardo di questo tavolo, avendo quasi 54? 53. Fatti buona, la fatti. Spanesio, il nostro e quindi al suo primo incarico nella giunta del sindaco Mastromonte. Cos'è la cultura? Ognuno poi ne può dare una definizione più o meno profonda. Noi questa sera, il titolo è ovviamente Cultura in Abruzzo, attualità e prospettive, ci andava di fare il punto, è una terra purtroppo colpita recentemente anche da qualcosa che fa passare, ahimè, la cultura in secondo piano per certi versi, cioè sull'urgenza, e quindi volevamo fare il punto, lo stato dell'arte, e poi pensare anche a qualche prospettiva. Inizio subito con una canagliata. Assessore, si dice, ci conosciamo, insomma, poco ma ci conosciamo, si dice che l'assessorato alla cultura vada di solito alle facce presentabili di una giunta, perché è un assessorato che a livello di realpolitik ha poco da offrire, non è i lavori pubblici, non è i servizi sociali, quindi di solito ci si mette una persona autorevole che non può fare molto mercimonio di questa delega. È una carognata? È così in realpolitik? Oppure, perché no, magari ultimamente si riesce ad avere un assessorato alla cultura con persone che sono ascoltate in giunta anche quando si tratta di fare il budget
per gli anni come quello del 2010. C'è una discreta canagliata, ma comunque, al di là di questo, il problema è almeno che ci sia un assessore alla cultura. Cioè, un assessore che sappia che deve fare l'assessore alla cultura, cioè quindi che affronti il settore che gli è dato. Io ritengo, faccio una premessa, così ti sgombero subito la canagliata, io l'assessore alla cultura non sono scelto, cioè l'ho voluto insieme a quello al turismo, convinto, pur sapendo che non c'era una lira assoluto, un euro per i prossimi 2-3 anni almeno, convinto che sia un assessorato unitamente a quello del turismo che può dare veramente slancio e linfa a questa regione, a questa comunità. Quando io ti dico l'importante è che ci sia un assessore alla cultura, perché purtroppo non è detto che io ci riesca, quindi lo prendo come un dato storico sperando di tradurlo poi in un proposito, in un'azione diversa rispetto al passato, non parlo di capacità delle persone, parlo di quello che è accaduto. E che la cultura non si è mai affrontata in termini di politica culturale di assessorato. Questo è il dato. Cioè la cultura è stata gestita con un queta non movere, si tengono un po' i discorsi, l'ambiente più conservatore che c'è stato, l'ambiente più statico che c'è stato da un punto di vista istituzionale politico, non da un punto di vista dei fermenti. E purtroppo questo in controtendenza, in contrasto con quello che invece emergeva sul tessuto. Quindi il primo dato è, si ha voglia tutti quanti insieme di costruire un assessorato alla cultura, cioè un assessorato che faccia le programmazioni e le linee strategiche, dia i principi, i paletti e le linee che poi segnano il percorso sul quale si devono innestare gli enti intermedi, tipo la provincia, i comuni, le associazioni, gli interlocutori culturali. Si ha il coraggio di affrontare la cultura, perché la cultura è sempre stata uno strumento di grandissimo ricatto da un punto di vista istituzionale. Perché quando si parla di cultura tutti sono pronti ad inchinarsi e nessuno ha il coraggio di dire sì, scusate, però poniamoci la domanda che cos'è cultura e che cosa non lo è. Perché quella è la domanda fondamentale. E allora secondo me un assessorato alla cultura, poi al di là delle capacità, della struttura, di chi in quel momento lo porta avanti, deve avere questo atteggiamento, cioè dire cos'è cultura e cosa deve fare un assessorato alla cultura, oggi della regione, ieri di un'altra realtà, cioè, poi può sbagliare, può avere idee poco chiare, può avere obiettivi non condivisi, però di Dio, quello poi appartiene alla... Però è importante operare delle scelte. No, però è importante capire che cosa si vuole fare, perché poi ci sono due modi di fare l'assessore alla cultura. Uno, che è quello di... come dire, dare il volto pulito o, se volete, il volto presentabile di chi, attraverso due presentazioni, un italiano sintatticamente corretto, che presenta il volto istituzionale di quell'iniziativa, e l'altro invece è quello di capire che la cultura è un traino straordinario sotto il profilo del recupero dell'identità, della conoscenza, dell'aggregazione, del senso di comunità e su questo costruire i percorsi virtuosi del futuro. Per far questo, se vuoi la mia, te la dico senza, perché l'ambiente poi mi stimola ed è l'ambiente del Cenacolo che a me piace tantissimo, se vuoi la mia, oggi la cultura a livello istituzionale in Abruzzo è all'anno zero.